Buonasera, buonasera a tutti. Questa è la seconda lezione che facciamo per quanto riguarda la metafisica, la scienza di Dio. E questa sera tratteremo un argomento abbastanza interessante che suppongo interessi un po' tutti, perché parleremo di miracoli, di preghiera e di tutto ciò che ruota intorno ai miracoli e alla preghiera. Intanto volevo ringraziare Enrico Ballantini, Anna Tamburini Torre, perché è, diciamo, la promotrice di questa Università della Conoscenza e che appunto ci dà anche la possibilità di divulgare quello che noi conosciamo, quello che noi sappiamo, quelle che sono le nostre peculiarità. Allora, iniziamo intanto a parlare di qualcosa che può interessare un po' tutti. Quando si parla di miracoli, si parla sempre di eventi straordinari, ma quello che è fondamentale è cercare di capire questi fenomeni straordinari, no? Che sono fuori dall'ordinario e quindi fuori dal nostro scibile umano. Perché in realtà la metafisica che cos'è? La metafisica è tutto ciò che va oltre la nostra conoscenza umana, tutto ciò che può appartenere a quella parte sconosciuta dalla nostra mente, ma conosciuta sicuramente dal nostro cuore. Il fatto stesso di essere qui questa sera significa che facciamo parte tutti della stessa famiglia spirituale. Perché tutti coloro che si interessano e cercano di comprendere quello che c'è oltre questa realtà che ci circonda, quella che in realtà vogliono in qualche modo farci credere che sia la realtà, ma che in realtà, scusate il gioco di parole, è tutt'altro. In pratica una grande manifestazione di una grande illusione, ecco. Quindi che cos'è, per ritornare al miracolo, che cos'è un miracolo? Questo evento straordinario che fa parte molto spesso, viene relegato all'interno di una religione, quindi di uno schema, che è uno schema che in qualche modo si insinua nella nostra mente, ma non ci fa vedere oltre quello che realmente noi potremmo osservare tranquillamente. Questo evento straordinario, che è dettato da una legge superiore, è la legge che governa tutte le altre leggi della nostra esistenza, della nostra vita, si manifesta molto spesso attraverso delle grandi guarigioni. Ecco, e questo è quello che noi definiamo per esempio miracolo, no? Mentre invece se il sole sorge e tramonta e l'universo è completo di pianeti che sono interdipendenti, che sono legati da un'unica legge primaria, che è la legge per coloro che sono credenti, la legge di Dio, a questa cosa non viene data un'importanza, diciamo, straordinaria. Perché la scienza appunto ci dice che esistono i pianeti, esiste la Terra, esiste il Sole, esiste la Luna e tutti gli altri satelliti che compongono l'universo. Però adesso noi sappiamo che l'universo non è soltanto uno, c'è un multiverso, ci sono molti universi. E quindi di tutti questi universi di cui noi siamo un piccolo puntino, una piccola parte, di cui facciamo parte, ma che siamo comunque una parte fondamentale, non riusciamo a definire e a comprendere qual è il meccanismo che lega tutto questo dinamismo.
Quindi questo invece che potrebbe essere un miracolo che noi non osserviamo perché siamo abituati a vedere sorgere il sole al momento giusto a osservare la luna e le stelle, questo appunto per noi non è qualcosa di scontato. Però ritornando al miracolo, no? E ai miracoli, a questi eventi così straordinari. Quando è che accadono questi eventi straordinari? Che cosa ci dice appunto la scienza metafisica, che è la scienza poi di Dio? Come si sono manifestati? Quali sono stati i primi miracoli che hanno creato grande stupore in noi e in tutti gli esseri umani e in tutto questo pianeta Terra? Quando Gesù, il Cristo, il Nazareno, l'essere umano, divino, che ha scelto di incarnare il Cristo, ha iniziato a manifestare una serie di prodigi che in qualche modo hanno condotto l'umanità a credere in qualcosa. Allora, che cos'è questo fenomeno straordinario? Perché Gesù ha deciso e decide appunto di utilizzare la sua potenza, la sua unificazione con Dio per aiutare il suo prossimo. Quindi guarisce i ciechi e fa la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Si rende visibile e si fa vedere per quello che lui è realmente, quindi la manifestazione suprema di un essere superiore, ma superiore nello spirito, nel senso che lo spirito di Cristo, di Gesù, è esattamente lo spirito di Dio unificato con lui. Quindi lui riesce a manifestare questa straordinarietà attraverso delle cose che lui compie, quindi quelli che noi definiamo appunto eventi straordinari, sotto forma appunto di grandi guarigioni, di moltiplicazione dei pani e dei pesci, di tante cose, cioè sono talmente infiniti i miracoli di Cristo e talmente tanti che enumerarli tutti in questo momento sarebbe anche difficile. Mentre invece dobbiamo entrare nella situazione del perché, per quale motivo Cristo compie questi miracoli, per quale motivo avvengono questi miracoli ancora tutt'oggi e tutti i messaggeri di Cristo, i messaggeri di Dio, questi profeti che appaiono nel mondo nel momento in cui c'è una grande crisi, iniziano appunto i prodigi. Proprio per quale motivo però avvengono questi prodigi? Questi prodigi avvengono non tanto per le guarigioni o le cose eclatanti che poi noi possiamo osservare, avvengono per condurre l'uomo verso questa grande luce, per instillare nell'uomo la fede. Ma che cos'è la fede? La fede è credere in qualcosa che non si vede, in qualcosa che ancora non c'è, ma che esiste già, diciamo, in questo spazio, in questo grande spazio che oggi la scienza ha definito e definisce, grazie a Planck, spazio quantico, nel quale noi proiettiamo un sentimento, un desiderio, un bisogno, una necessità. In questo spazio si compie qualcosa di grandioso. Quindi la fede ci riconduce a questa grande luce. Ma la fede dove, perché? Che cos'è e perché deve essere alimentata? Da che cosa viene alimentata? Allora, le grandi religioni ci parlano
appunto di tre aspetti fondamentali intorno alle quali ruotano. E questi elementi sono il simbolo, quindi ci deve essere un simbolo intorno al quale deve ruotare la fede. Ci deve essere quindi un oggetto di culto. Poi che cosa c'è? C'è il cerimoniale, questa ripetizione di una cerimonia rafforza la nostra fede nei confronti di questo simbolo. Quindi questi sono gli elementi fondamentali. La fede è quella che smuove le montagne, ci dicono i Vangeli, no? Ma la fede è anche qualcosa che va quotidianamente cercata. E noi come facciamo a trovare questa fede ogni giorno? Allora, non tutte le persone pregano. Però nel momento del bisogno quasi tutti si rivolgono a qualche cosa, ad un essere che è superiore, a qualcosa che noi non vediamo ma al quale ci rivolgiamo perché abbiamo una necessità impellente di trovare una risposta alle nostre domande. Quindi, perché l'uomo prega? Per quale motivo? Questo nostro incontro di questa sera, questa nostra lezione, io vorrei che non fosse soltanto un insegnamento, quindi una conoscenza quella che posso avere io e che trasferisco a voi, ma vorrei che ci fosse un interscambio tra di noi in modo tale che si possa creare anche una coesione tra me e voi che in questo momento siete presenti. Perché la cosa fondamentale della preghiera è la comunanza. Allora, pregare da soli è fondamentale perché questo ci permette di connetterci a questo essere supremo, a questo essere che noi non riusciamo a vedere, ma che sentiamo dentro il cuore. Nello stesso tempo, però, abbiamo bisogno di essere coesi e quindi di partecipare ad un incontro che è un incontro di preghiera. Vorrei parlarvi di alcuni fenomeni che sono stati creati e che si sono verificati attraverso la preghiera. Allora, in tanti anche non sospetti e anche oggi si riuniscono persone per pregare, per smuovere qualcosa che in questo momento attraverso le azioni che noi stiamo compiendo non sembrano avere una rispondenza. Oh, è anche vero però che la preghiera ha una sua simultaneità e quindi viene subito accolta immediatamente in questo convoglio di energie, ma il fatto di poterla vedere materialmente implica anche tutta una serie di altre situazioni che subentrano a livello materiale, perché noi siamo fatti di materia e spirito. Quindi queste cose non sono disgiunte, sono unificate nel momento in cui la nostra mente e il nostro cuore si uniscono. Quindi che cosa succede? Se noi non vediamo nel momento in cui facciamo una preghiera un risultato immediato, probabilmente o stiamo sbagliando un atteggiamento, oppure non diamo la possibilità di manifestarsi, a questa preghiera di manifestarsi. Allora, nelle lezioni successive noi parleremo anche di come si manifestano dei nostri desideri attraverso la preghiera, attraverso questa connessione, perché la cosa fondamentale è proprio la connessione. Noi dobbiamo imparare a connetterci. Come facciamo a connetterci?
È importante questo, no? Sapere come, qual è la modalità per poterci connettere con questo nostro sé superiore, definito Dio, definito in molti modi, da tutte le religioni e da tutte le persone, ma soprattutto anche da coloro che non hanno nessuna religione, perché non è assolutamente vero che chi non crede in qualcosa, in Dio, in realtà si definisce ateo e non abbia una sua etica. È anche vero che molto spesso tutti coloro che dicono di non credere in Dio, poi alla fine iniziano a credere anche nelle cose più insulse. Quindi, che cos'è questo miracolo? Intanto il miracolo è qualcosa che serve non soltanto a chi lo riceve, ma anche a chi lo vede, a chi lo osserva. Chi lo riceve, per quale motivo lo riceve? Perché alcuni ricevono un miracolo e altri no? Perché questa fa parte di una dinamica della quale la nostra ragione umana non può arrivare, perché il miracolo deve servire soprattutto ad una conversione, ossia a quella scelta radicale che nel momento in cui avviene questa grande guarigione, questo evento straordinario, qualsiasi cosa insomma abbia un potenziale che non fa parte, diciamo, del nostro potenziale umano. In quel momento accade qualcosa. Io ho parlato con tante persone che hanno avuto grandi, grandi grazie, grandi miracoli, e quello che mi raccontano è che la loro vita è cambiata radicalmente. Facevano determinate cose fino a quel momento, e da quel momento in poi la loro vita ha cominciato a prendere una piega diversa. Questo che cosa significa? Significa che l'ordine che si viene a creare nel momento in cui accade una manifestazione straordinaria, quell'ordine è quell'ordine divino che tutti noi dovremmo cercare prima di cercare qualsiasi altra cosa. Ossia, l'ordine divino è quella connessione continua che è molto spesso difficile, perché la vita di tutti i giorni ci prende e ci conduce anche in altri luoghi, quindi lontano, lontano da questa connessione e da questo contatto profondo che noi dovremmo avere, no? Però nel momento in cui avviene questa connessione, accade proprio questo ordine, subentra questo ordine, e subentra anche quella capacità di discernere e di cambiare la propria vita. Quindi, come possiamo cambiare la nostra vita? Nel momento in cui noi iniziamo a porci questa domanda, da dove veniamo, dove andiamo, qual è il nostro ruolo su questa terra, questa domanda, già questa, porsi questa domanda significa che è avvenuto qualcosa dentro di noi, quindi non dobbiamo aspettare che accadano cose eclatanti per vedere un miracolo. Dobbiamo soltanto essere molto più attenti durante l'arco della giornata e quindi essere presenti a noi stessi per poter vedere veramente che cosa accade. E quindi nel momento in cui noi saremo presenti potremo verificare e vedere quante cose accadono durante l'arco di una giornata senza che noi ce ne rendiamo conto. Ho avuto testimonianze, ho conosciuto tante persone che mi hanno raccontato cose straordinarie, guarigioni, tante guarigioni, ho scritto tanto
tanti saggi, uno in particolare è stato proprio un grande insegnamento soprattutto per me stesso, e già ve ne ho parlato, che è Bruno Gröning, il dottore dei miracoli. Ecco, per esempio, questa persona, questo essere speciale, straordinario, è venuto sulla Terra proprio per riportare la luce. Quindi ogni volta che c'è un momento di grave crisi, di grande oscurità, appare un profeta. Appare un profeta, ma appare un messaggero, quindi che viene a portarci non soltanto la guarigione, la luce ci porta, ma ci porta anche dei messaggi, e noi questi messaggi li dobbiamo seguire. Questi messaggi fanno parte generalmente di insegnamenti, cioè delle possibilità, delle novità, novità per noi che abbiamo dimenticato, ma che un tempo e che la nostra parte spirituale conosce molto bene. Quindi attraverso la ragione, attraverso le parole, diciamo, di questi profeti, noi riusciamo a raggiungere anche questo punto recondito, dimenticato della nostra esistenza. Quindi che cosa significa? Perché l'uomo prega? Perché ognuno di noi, o tutti, pregano, ognuno in un modo diverso, ma per ottenere qualcosa. Ci sono tre cose che l'essere umano, di solito, quando si rivolge a Dio, dice: dimmi, fammi e dammi, no? Mentre invece uno dovrebbe fare esattamente un'altra cosa: stare in silenzio e cercare di connettersi. Allora, io adesso vorrei interagire con voi, e mi piacerebbe che voi mi poneste qualche domanda in modo tale che io possa rispondervi, perché è molto importante quello che voi pensate, è molto importante per me capire se ci sono dei punti di domanda che in qualche modo in questa ora che passeremo insieme possiamo dipanare, se c'è qualche dubbio, qualcosa che per voi ancora non è comprensibile, e se c'è qualcosa che io in qualche modo posso aiutare voi a comprendere. Tanto vi ringrazio perché siete abbastanza numerosi e vedo che l'argomento in qualche modo vi interessa. E questo è molto importante, perché in questo momento così difficile, a che cosa ci rivolgiamo noi? A quale presenza? A chi possiamo in qualche modo offrire i nostri dubbi? Ecco, Alessandra mi dice: buonasera a tutti, chissà se è possibile togliere il fruscio di sottofondo, si sente molto male. Purtroppo, Alessandra, non si può togliere questo fruscio perché è proprio il fruscio del computer. Quindi purtroppo mi dispiace, io spero che voi sentiate bene, ecco, che sentiate bene la mia voce. Perché la volta scorsa, per esempio, non si sentiva molto bene, e quindi vorrei chiedervi appunto se l'ascolto è chiaro, se è chiara la mia voce, se mi sentite. Quindi, una volta chiarito questo, possiamo anche iniziare a parlare di guarigioni. Allora,
Intanto, che cos'è una guarigione? La guarigione non è soltanto qualcosa che interessa il nostro corpo. Quindi, quando si ammala il nostro corpo, in qualche modo è qualcosa che nella nostra anima non funziona. Quindi, se si ammala il corpo, sicuramente c'è qualcosa nella nostra anima che non va bene, che non abbiamo chiarito più che non va bene, perché tutto va bene, nel senso che noi facciamo un tragitto, un viaggio, e in questo viaggio in qualche modo tentiamo di migliorare. Questo miglioramento avviene attraverso varie possibilità, e quindi una di queste possibilità è proprio la malattia, pensate un po'. La malattia potrebbe essere proprio un veicolo di sanamento della nostra anima. Ecco, per esempio, no? Raffaella Gallo dice: per me una grande messaggera, portatrice di luce è stata e continua ad esserlo la mistica Natuzza Evolo. È vero, pensate, io adesso non so se qualcuno di voi, oltre a Raffaella, conosce Natuzza Evolo. Natuzza Evolo era una donna semplicissima che viveva in Calabria, semi-analfabeta praticamente, che ha la fortuna di essere scelta da Dio e di arrivare su questa terra, quindi un'anima che arriva su questa terra sotto una veste di persona semplicissima e che inizia a comunicare delle cose che non fanno parte della sua cultura, perché è semianalfabeta, ma dice delle cose e fa dei prodigi di guarigione talmente grandi che tutte le persone da ogni parte d'Italia iniziano a seguirla. Iniziano a seguire questa donna, Natuzza Evolo, e lei nella sua semplicità, riesce ad aiutare quasi tutti perché in realtà non tutti vogliono essere guariti. Cioè, tutte le malattie sono risolvibili, ma non tutti gli uomini vogliono guarire. Quindi lei non è soltanto una guaritrice, perché non è questa la sua veste, ma è una portatrice di luce e di messaggi alti. Quindi non viene creduta naturalmente dalla Chiesa Cattolica inizialmente. Quindi dalla chiesa arrivano in questo paese, Paravati mi sembra che fosse, della Calabria, e arrivano questi appunto vescovi, questi rappresentanti della chiesa per osservare questo fenomeno e soprattutto per cercare di capire come possa una persona così in qualche modo e attirare così tanta gente. Poi nel tempo è stata invece dichiarata autentica, ma questo insomma non è che ce lo doveva dire la Chiesa Cattolica, no? Natuzza Evolo è conosciuta anche in tutto il mondo, tra l'altro, e diciamo che la sua fama oggi la precede. Tanto per dire e parlare della mistica Natuzza Evolo. Mentre invece Gigliola mi dice, ci si rivolge magari all'angelo custode, ma anche a Gesù, a Maria, magari alla sera prima di dormire, nei momenti bui della vita. Sì, è vero, nei momenti bui della vita, quando c'è la crisi, arriva anche la luce. Perché quando c'è la crisi è perché abbiamo toccato il fondo. E quindi questa connessione, diciamo, con questi esseri così grandi e così luminosi, sicuramente sono anche coloro che in qualche modo
ci aiutano, non in qualche modo, soprattutto ci aiutano a ridonarci in qualche modo la pace, la tranquillità, quello che appunto noi desideriamo, che è la pace e la tranquillità. Certo, se noi invece di pregare soltanto prima di addormentarci, che è il momento anche, diciamo, della fine della nostra giornata, noi rivolgessimo questo pensiero abbastanza in modo costante, la nostra vita sarebbe anche abbastanza diversa. Però, come si dice, meglio tardi che mai, e soprattutto non dovremmo neanche aspettare momenti bui della vita, dovremmo veramente pregare incessantemente, ma non con le parole. Non dobbiamo pregare con le parole, dobbiamo essere connessi soprattutto con il nostro pensiero, con il cuore. Ecco, quindi sapere continuamente che c'è qualcosa di molto più grande di noi che ci osserva e che ci guida e che conosce qualsiasi cosa della nostra vita. Conosce molto più di quello che possiamo sapere noi della nostra vita. Gigliola dice sempre, un altro grande Padre Pio a cui mi rivolgo e nel quale si trova conforto. È vero, è vero. Noi abbiamo bisogno sempre, continuamente, ed è un bisogno, l'unico bisogno che noi dovremmo avere, è quello proprio di rinfrancare il nostro spirito e di ricongiungerci sempre con queste alte sfere che sono le nostre protezioni. Quindi questo è la cosa fondamentale che nella nostra vita dovrebbe essere le cose principali. Perché noi puntiamo a un miracolo, no? Però la guarigione è una guarigione costante, è una guarigione tutti i giorni. Noi tutti i giorni possiamo guarire da qualcosa. Anna Maria Alongi mi dice parole sante. E certo, parole sante perché probabilmente Anna sa perfettamente di che cosa sto parlando. E quindi questa guarigione alla quale noi ci rivolgiamo nei momenti bui, in realtà è una guarigione che dobbiamo chiedere ogni giorno, perché specialmente in questo momento, specialmente in questi ultimi tempi, anche sentire notizie inquinanti, bombardamenti di notizie orribili, questo ci fa ammalare. Quindi abbiamo bisogno ancora di più di pregare in questo momento, proprio perché siamo tartassati, bombardati da brutte parole, e queste brutte parole che no, sotto forma di informazione, ve lo dico anche da giornalista, io sono una giornalista, quindi so perfettamente quanto le parole dell'informazione possano colpire punti fragili delle persone. E in questo momento c'è proprio questo grande e massiccio bombardamento di notizie che fanno soltanto del male. Quindi la cosa più importante è quello che facciamo durante la preghiera, di staccare il pensiero da tutto ciò che può essere nocivo. Ecco perché la preghiera è importante, perché ci fa distaccare il pensiero da quello che ci nuoce. Quindi attraverso la preghiera noi entriamo in uno spazio che è uno spazio molto, ma molto più grande e molto più rispondente di quello che noi possiamo pensare. Quando noi preghiamo, nel momento in cui preghiamo, le nostre preghiere sono già state esaudite. Quindi una volta fatta una preghiera per qualcosa, è meglio non tornarci sopra, nel senso che la fede è proprio quella cosa di credere che quello che noi chiediamo in quel momento ci viene dato, secondo l'ordine divino, naturalmente. Quindi questo è la cosa fondamentale.
nelle nostre richieste noi dobbiamo avere anche un'etica nella richiesta, no? Che non è soltanto, voglio dire, noi possiamo chiedere tutto quello che vogliamo, però io voglio chiedere a voi che mi state guardando, perché voi pregate? Per quale motivo voi pregate? C'è qualcuno che può rispondermi? Raffaella appunto dice, anche i messaggi che ci mandano i ragazzi di luce attraverso i genitori, sia con la scrittura automatica sia con la metafonia, ci rendono partecipi dell'esistenza di un mondo invisibile ma reale. Certo, invisibile ai nostri occhi umani, ovviamente, no? Però siccome la crosta terrestre si è assottigliata e i mondi si stanno avvicinando sempre di più, l'invisibile si sta avvicinando sempre di più al visibile, e quindi questo significa che anche i nostri appunto ragazzi di luce, come dice Raffaella, sono sempre più vicini, sono sempre più vicini, possono diventare sempre più visibili. Quindi questa è la cosa fondamentale, che noi cominciamo a guardare con altri occhi tutto quello che ci circonda, perché questi nostri occhi umani non sono abbastanza. Noi ci focalizziamo su qualcosa quando entriamo in una stanza, per esempio, no? Noi non vediamo nulla, vediamo soltanto alcuni oggetti, una stanza a noi sconosciuta. Quindi che cosa significa? Significa che il nostro sguardo si focalizza soltanto su un punto in particolare. Nel momento in cui invece cominciamo ad osservare, ci rendiamo conto che ci sono tante cose in quella stanza. E quindi questi nostri occhi umani sono molto, molto limitati. Ecco, Daniela invece dice, io penso che ognuno di noi ha un rapporto unico con Dio e Gesù. Certo, anch'io ne sono convinta. Sono rapporti personali. Sono rapporti personali perché noi siamo unici e irripetibili. Quindi nel momento in cui comunichiamo con i nostri, diciamo con Gesù, con Dio, con Maria, per altre religioni, con altri esseri di luce, però per coloro che sono cristiani naturalmente, il rapporto con Cristo, con Dio e con Maria è sempre un rapporto molto personale, perché è come un padre e una madre con i propri figli, no? Quindi ama tutti in modo indistinto e profondo, però ognuno è diverso dall'altro. E quindi, così come noi abbiamo un rapporto unico e personale, anche i nostri referenti spirituali, io vorrei mantenermi un pochino in senso ampio, perché magari non tutti sono cristiani, la maggior parte delle persone che appunto seguono queste lezioni magari lo sono, ma c'è qualcuno che magari non è credente, ma ha un altro tipo di credo, magari, no? Ecco, per i cristiani, io sono cristiana, quindi anch'io ho un rapporto personale, così come suppongo che ognuno di voi abbia un rapporto personale. E poi Michela mi dice, pregare per unirsi a Gesù, al Padre, agli angeli, ai santi e vivere in comunione con loro sempre. Certo. Ma questi sono stadi, sono capacità sono capacità che man mano che noi preghiamo e andiamo avanti, è una relazione profonda, no? Che noi stringiamo sempre di più con Gesù e con il Padre, con gli angeli e i santi, insomma. Viviamo in comunione sempre con loro. Certo. E poi Anna appunto mi dice pregare con il nostro cuore la via per ritrovare la nostra origine. E infatti è proprio così. La
Non è che noi dobbiamo fare delle preghiere che sono magari quelle istituzionali, no? È appunto la nostra origine che è immateriale e spirituale, sempre ci dice la nostra cara Anna Tamburini Torri. È chiaro? E infatti proprio questo è proprio questo che ci conduce sempre di più all'interno di noi stessi, sempre all'interno di questa nostra anima profonda che in qualche modo vuole uscire fuori e vuole uscire fuori attraverso anche il nostro permesso. Noi dobbiamo dare il permesso anche alla nostra anima di uscire fuori e quindi la preghiera sicuramente ci riconduce a quella nostra origine che è immateriale e spirituale, così appunto come dice Anna. Allora, ci sono tante cose che si potrebbero raccontare per quanto riguarda i miracoli. Io sono sicura, sono certa che ognuno di voi che questa sera siete qui avete avuto diciamo, la curiosità di essere presenti, ma anche perché in qualche modo voi avete ricevuto dei miracoli, qualcosa che vi ha rimesso, diciamo, in carreggiata, perché generalmente il miracolo arriva quando nel momento in cui noi dobbiamo anche riportare, ricondurre la nostra anima a casa in qualche modo, no? Dobbiamo ritornare a casa e a casa significa rimetterci di nuovo sulla retta via, no? Questo. Sì, infatti. Graziella invece dice, penso che la preghiera conta poco se non ci connettiamo con la predisposizione spirituale per alzare le vibrazioni e ringraziare sempre. Certo. Certo, ma sono convinta anch'io, ma no, apposta tante volte le preghiere, guarda, non arrivano neanche al soffitto, altro che in cielo. E infatti la cosa fondamentale è che noi dobbiamo connetterci e predisporci ad alzare queste vibrazioni, certo, con tutti i mezzi, con una musica, con qualcosa, che ci riconduce all'interno di noi stessi. E ringraziare sempre, sì, sono d'accordo. Dovremmo ringraziare dalla mattina alla sera, veramente. Perché grazie significa ricevere delle grazie. Ossia, visto che l'universo è uno specchio, nel momento in cui noi ringraziamo, questo grazie ritorna a noi. E quindi questa diventa, diciamo, una partecipazione tra l'universo e noi. E diventa una connessione. E allora Paolo invece mi dice, buonasera, più che altro l'oggetto della preghiera è la soluzione di ingiustizie nella vita pubblica e queste quasi sempre diventano realtà, mentre invece nella sfera privata ciò non accade. Certo, perché se uno mentre prega per qualcosa, pensa a qualcos'altro e non crede che quella cosa possa accadere, accade esattamente il contrario. Quindi, più che altro l'oggetto della preghiera è la soluzione di ingiustizie nella vita pubblica e queste quasi sempre diventano realtà, mentre invece nella sfera privata ciò non accade. Ma queste sono anche esperienze, certo, esperienze personali. La preghiera è qualcosa di molto personale. Infatti, Raffaella dice, la preghiera è molto personale, sto imparando a pregare, almeno spero da quando frequento un cenacolo di preghiera.
La preghiera corale è più coinvolgente, certo. Se si prega insieme è anche meglio. E poi sai che cosa c'è? Che Dio ci pone davanti a tante strade, no? Quindi ognuno di noi può percorrere quella strada che però ci deve ricondurre a Lui. Quindi queste strade devono essere delle strade che ci portano nel luogo giusto. Quindi qualsiasi tipo di preghiera, purché fatta con il cuore e con il desiderio proprio di incontrarsi, è quella giusta. Maria, là invece, dice: noi siamo esseri divini, essenza del Padre, perciò la preghiera è un momento di un dialogo introspettivo con Dio e con il tutto. Infatti, certo. Vedo che siete preparate siete tutti preparati sull'argomento, e questo è molto importante perché significa perché l'uomo prega. Non è che prega soltanto nel momento del bisogno, prega perché ha bisogno in realtà di sentirsi unificato con Dio. Ecco, quindi il bisogno non è un bisogno esterno, ma un bisogno interno. Perché noi abbiamo dei vuoti ancestrali che soltanto con Dio possiamo colmare, è soltanto questo che può riempirci, altrimenti questo vuoto si riempie di spazzatura, di tutta la spazzatura che c'è nel mondo. Infatti Graziella dice: siamo uno spirito dentro un corpo e non viceversa, certo. Il corpo è il nostro veicolo, infatti, no? Questo nostro vascello, questo nostro tempio. Nel momento in cui il tempio è pieno di questa preghiera, il tempio vive. Se il tempio è vuoto, il tempio muore. E infatti il mondo è pieno di persone che dicono di essere vive e invece sono morte. Sono morte. Perché colmano i loro vuoti ancestrali, questo vuoto intenso dell'anima, di cose vane. E mentre invece Mariella mi dice: dopo un tremendo lutto, 2 anni fa, ho scoperto la mia spiritualità, la mia sensibilità, e adesso mi sento una privilegiata in una diretta e profonda connessione con Dio e con l'universo. Infatti, siccome nell'universo tutto è bene, quello che accade in questo, appunto a Mariella per esempio, no? Con questo tremendo lutto, che sicuramente non è stata una passeggiata, ha scoperto la sua spiritualità e anche la sua sensibilità. E quindi questa era una strada per arrivare a questo suo completamento, perché noi possiamo completarci soltanto in questo modo, soltanto con la preghiera, che la preghiera può essere anche vedere un tramonto che ci riconnette a Dio, un sorgere dell'alba, tutte le cose belle che ci sono nel mondo. Questo sì che ci connette. E Raffaella mi chiede: preghiera e meditazione possono essere due facce della stessa medaglia? Allora, possono essere due facce della stessa medaglia, sì, anche se sono due cose diverse, perché la preghiera è un atto di richiesta. Mentre la meditazione è un'osservazione del proprio sé, è l'osservazione di noi stessi. Mentre la preghiera molto spesso viene rivolta all'esterno, la meditazione si rivolge all'interno, ma in realtà fanno parte tutte della stessa scuola, diciamo, no?
bello poter parlare con voi perché si parla troppo poco di cose buone. Noi abbiamo bisogno, tutti quanti, noi abbiamo bisogno di sentire parole d'amore. Ecco, Michela infatti dice proprio questo, non sono parole, ma è vivere una comunione d'amore con il nostro Creatore. È una supplica di ringraziamento, lode, adorazione, intercessione e abbandono. È proprio questo. E quando uno raggiunge un essere umano, raggiunge, diciamo, una comprensione di questo tipo, questa comprensione la deve coltivare momento per momento, cioè la nostra vita cambia veramente, ma cambia sul serio, perché lo possiamo vedere. Se noi magari ci ricordiamo come potevamo essere 10 anni fa, no? Se abbiamo memoria di quello che facevamo 10 anni fa e ci rivediamo oggi, no? Allora noi possiamo vedere anche che siamo cambiati, che non siamo più gli stessi e non potevamo sapere come potevamo essere 10 anni dopo, no? 10 anni fa. Concedetemi questo gioco di parole, però oggi possiamo riconoscere che siamo cambiati. Che cosa ci ha cambiato? Siamo cambiati in meglio? C'è stato qualcosa nella nostra vita che ha fatto cambiare in meglio quello che noi eravamo? Infatti, Graziella mi dice, ci sono momenti che la preghiera diventa contemplazione, come una fusione con il creato. È vero, pensa che molte persone quando arrivano, diciamo, a questo tipo di fusione si spaventano e si riprendono immediatamente perché si spaventano di questa, è come se perdessero il controllo, diciamo, della loro vita, no? Quando invece proprio Gesù dice chi perde la sua vita la ritroverà e chi invece vuole la sua vita la perderà. È proprio questo, no? Poi, che è il succo, diciamo, delle parole di Cristo. Cioè, noi dobbiamo diventare piccoli, ma piccoli significa ridimensionare il nostro ego. E quindi far emergere quello che noi siamo veramente, ossia la nostra grandezza, perché noi siamo degli esseri grandi, soltanto che non ci crediamo più che siamo così grandi, che siamo degli esseri così grandi. Noi dobbiamo cominciare invece a riprendere in mano quello che noi siamo veramente e ricordarci della nostra luce e della nostra grandezza, perché questo ricordo ci condurrà sicuramente ad uscire fuori da tutti gli impasse che la vita ci mette davanti, momenti di crisi, momenti di sconforto, momenti difficili come quelli che stiamo attraversando, perché insomma, voglio dire, non è che non possiamo guardare in faccia la realtà, no? Noi la vediamo la realtà, noi sappiamo che cosa ci sono dietro ai pannelli di questo scenario. Sappiamo perfettamente che cosa sta accadendo, perché se abbiamo questo tipo di incontro e di questa connessione con Dio, sappiamo anche qual è la verità. Qual è la verità? Quid est veritas? Ponzio Pilato fece questa domanda a Gesù, Quid est veritas? Ma Gesù non ha risposto. Gesù non risponde. Gesù che aveva sempre la parola pronta non risponde a questa domanda. Io me lo sono chiesto più volte, sono andata alla ricerca della risposta e questa risposta io l'ho trovata nelle parole di Sant'Agostino, che se
sostiene che Gesù non risponde perché, perché nella domanda è compresa la risposta. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che qui desto veritas, secondo Sant'Agostino, ma poi l'ho potuto verificare anch'io, l'ho scritto anche sul mio saggio, che poi è stato pubblicato in tedesco. Qui desto veritas, l'anagramma di questa domanda è direst qui adest, ossia significa l'uomo che tu hai di fronte. Gesù non risponde alla domanda perché nella domanda c'è la risposta. Direst qui adesso. Qual è la verità? Pilato chiede a Gesù e Gesù gli risponde: la verità è l'uomo che tu hai di fronte. Pensate alla grandezza. Pensate che cosa straordinaria. Io credo che la traduzione, credo fermamente che sia proprio questo il motivo per cui Cristo non risponde. Altrimenti non ci sarebbe stato appunto un Sant'Agostino che trovava l'anagramma in questa frase. Vi resto qui adesso. Pensate che cosa meravigliosa. Quindi la verità, come dice Cristo, io sono la via, la verità e la vita. E anche per coloro che non sono cristiani, queste sono parole di verità, perché Cristo ha incarnato Gesù, quindi Cristo ha fatto anche una promessa, ha fatto anche che ci sarà un ritorno di Cristo. E i tempi sono maturi proprio per queste previsioni, diciamo, no? Quindi, cos'altro aggiungere a queste parole? Io penso che con queste parole, queste parole di Gesù, possiamo anche avviarci un po' verso la conclusione di questa lezione, perché Gesù è il primo metafisico di tutta la storia umana. Queste sono lezioni di metafisica e quindi la metafisica è tutto ciò che va oltre la fisica, tutto ciò che va oltre lo scibile umano e tutto quello che la scienza non potrà mai, almeno fino ad oggi, per quanto gli scienziati tentino di scoprire le origini del cosmo, non riesce a comprendere e non credo che lo comprenderà, perché queste cose non si comprendono con la mente, ma si possono comprendere soltanto con il cuore. Quindi, alla luce di questo, io vi do anche appuntamento alla prossima lezione, che sarà dunque sì, di martedì 14 dicembre, se vi volete segnare questa data, alle 21:30 e parleremo, continueremo un discorso e cercheremo anche di capire quali sono stati poi nell'era moderna, quindi vi preannuncio anche un po' la lezione prossima, nell'era moderna, quindi io parlo per era moderna, gli inizi del Novecento, tutti quei messaggeri che sono venuti a condurci e a portarci, diciamo, delle traduzioni pratiche dell'applicazione dei Vangeli. Quindi di alcuni autori vi voglio parlare in modo tale che voi possiate anche in qualche modo approfondire un pochino di più e scoprire quanto i Vangeli si applichino proprio alla vita di tutti i giorni.
Quindi nella prossima lezione parleremo proprio di questo, di come applicare alla nostra vita quotidiana i messaggi che ci vengono da Gesù e attraverso i Vangeli e attraverso anche altre letture, diciamo così. Quindi questo è quello che voglio aggiungere. Adesso io vi saluto e vi ringrazio dal profondo del cuore per essere stati questa sera con me e ci vediamo la prossima volta. Un caro saluto a tutti.